Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox, però non si tratta della solita Degustabox, quella che ormai siete abituati a vedere sul mio canale. Questa è un'edizione speciale che manderanno solo per questo mese, quindi è una cosa in più ed è una cosa particolare perché è la Degustabox Selection. Contiene all'interno dei prodotti gourmet, quindi dei prodotti selezionati, un po' particolari, diciamo quei prodotti che non vediamo proprio tutti i giorni sugli scaffali del supermercato perché sono un pochino più ricercati, un pochino più particolari. Io ero molto curiosa e quindi ho deciso di prendere anche la selection e non potevo ovviamente non mostrarvela qui sul canale per condividere con voi tutto il contenuto di questa box. Intanto vi faccio vedere la scatola. È questa, come potete notare, è un po' diversa da quelle solite perché questa volta ha la scritta viola, invece se ci fate caso le altre, quelle classiche, hanno la scritta verde. Però direi di metterla giù perché se c'è una cosa che non cambia mai è il suo peso, è sempre pesantissima. Partiamo subito con un prodotto goloso. Qui ci sono dei pasticcini al cacao con cioccolato fondente. Si chiamano cuori mori perché sono a forma di cuore e sono al cioccolato e sono della marca Grondona. Il destino vuole che io conosca benissimo questa marca perché il biscottificio Grondona è di Genova. Quindi io conosco proprio bene questa marca perché ho già preso tantissimi prodotti, soprattutto sotto Natale quando fanno panettoni, canestrelli, biscotti particolari, io li compro abbastanza spesso. Quindi so bene che è una marca comunque ottima, che fa dei prodotti di qualità. Però nello specifico non ho mai provato questi pasticcini al cioccolato, quindi sono contenta di poterli provare. Sono ancora più contenta che siano della marca Grondona perché essendo di Genova so che qualora mi dovessero piacere riuscirò a trovarli abbastanza facilmente. Poi abbiamo un prodotto che invece non avevo mai visto. Si tratta di grissini allo zafferano, biologici con cereali e semi della marca Zaffi Bio. È una marca che sinceramente non conosco, non ho mai provato i grissini allo zafferano, ma essendo una spezia che comunque mi piace molto, li proverò davvero volentieri e poi quando farò il video sulle scoperte food vi farò sapere anche cosa ne penso. Poi della linea aromatica abbiamo questo Timo di Sicilia biologico. Questa linea è particolare perché fa delle erbe aromatiche essiccate a freddo. L'essiccazione a freddo consente di conservare tutte le proprietà organolettiche del prodotto, quindi non si vanno a perdere con l'essiccazione invece fatta con altri sistemi a caldo, diciamo così. Sono molto felice che mi abbiano mandato il timo perché lo avevo finito. Io lo utilizzo abbastanza quando cucino e quindi insomma mi hanno rifornito la credenza con questa particolare erba aromatica che mi mancava. Poi abbiamo due confezioni di snack di legumi e ceci. Questo è uno snack di ceci croccanti biologico e questo invece è uno snack di legumi, quindi c'è un mix di legumi sempre biologico e sempre croccante. Queste sono cose che io provo molto volentieri perché mi incuriosiscono sempre. Poi questo bellissimo barattolone di prugne sciroppate della marca Fattoria dei Sapori. Queste io le utilizzo quando faccio la torta di prugne rovesciata. Si può fare anche la torta di pesche rovesciata, di ciliegie, di ananas. Potete utilizzare la frutta che volete e io di solito la frutta sciroppata la utilizzo quando faccio questa tipologia di dolce. Poi magari vi farò il video per farvi vedere come si fa questa torta, comunque è facilissima. E sono felice che mi abbiano mandato questo prodotto perché avevo proprio intenzione di fare questa torta. Sembrano cose che dico solo perché trovo i prodotti nella Degustabox, ma vi assicuro che avevo davvero intenzione di fare questa torta, avevo davvero intenzione di comprarmi il timo, quindi insomma mi hanno mandato delle cose che mi servivano, ma è una casualità. Il prossimo prodotto è questa confezione di caffè macinato. La marca è Caffè Noir. Io non so dirvi molto sul caffè per il semplice fatto che non ne bevo, però vi posso dire che sento il profumo, pur essendo una confezione sigillata molto bene, pur essendo chiusa,
Ti assicuro che si sente un forte profumo di caffè, che è molto piacevole. Pur essendo una persona che non ama bere il classico caffè espresso, devo dire che questo profumo è molto invitante, quindi sono convinta che sarà un ottimo prodotto. Il prossimo prodotto è questa confezione di patè ai funghi e tartufo della marca Montali. Lo avvicino così forse lo vedete meglio. Io non utilizzo tanto questa tipologia di prodotto, so che si può utilizzare per fare delle tartine, per fare delle preparazioni particolari, ma personalmente non l'ho mai usato. Adesso che me l'hanno mandato lo proverò perché comunque poi sono anche curiosa, però non lo conosco come prodotto. Vi posso dire però che sulla confezione sono indicate le altre linee disponibili. A me hanno mandato funghi e tartufo, però c'è anche di carciofi, di peperoni, pomodori secchi, arissa e olive. Quindi, se per caso siete curiosi di provare questa tipologia di prodotto, sappiate che ci sono queste linee disponibili. Poi un prodotto che io adoro è il risotto alla zucca. Sono molto contenta che ci sia questa tipologia di prodotto, anche se è un po' fuori stagione perché la zucca sicuramente è più associata all'autunno piuttosto che alla primavera, però a me piace un pochino in tutte le stagioni, quindi sicuramente non mi formalizzerò e lo mangerò lo stesso. E sono sicura che mi piacerà perché il risotto alla zucca a me piace di tutte le marche, l'ho già provato veramente in svariati modi e di svariate marche. Poi un altro prodotto che apprezzo moltissimo è la pasta integrale. Questa in particolare però è fatta con la farina di farro, quindi abbiamo un pacco di pasta di farro integrale. Sono mezze penne e questa è la marca Dalla Costa. So che questa marca è un pochino particolare perché in alcuni periodi dell'anno fa dei formati di pasta un po' speciali, ad esempio fa la linea di Halloween, la linea natalizia, quindi sicuramente è una marca particolare. Poi ha tante linee biologiche senza glutine, quindi sicuramente da provare. Magari se c'è un sito ve lo lascio giù in info box così andate un po' a sbirciare. Comunque sono felice che mi abbiano mandato anche questo pacco di pasta. Poi mi sono lasciata per ultimi i prodotti che io invece non conosco affatto e sui quali non vi so dire nulla perché si tratta di un liquore e una bottiglia di birra. Io essendo astemia non conosco ovviamente queste tipologie di prodotti. Partiamo da questa mini bottiglia di liquore. Si tratta di zabaglione, quindi liquore a base d'uovo. Io non so dirvi nulla, come vi dicevo prima, però vi posso dire che mi piace molto la confezione. Questa mini bottiglia la trovo molto carina, soprattutto magari da esporre in cucina, così anche solo per figura la trovo deliziosa. E poi come ultimo prodotto questa bottiglia di birra Angelo Poretti non filtrata. Non so cosa voglia dire non filtrata, non ne ho la minima idea, mi limito a dirvi quello che c'è scritto sulla confezione. Questi sono tutti i prodotti della Degustabox Selection. Come vedete sono prodotti diversi dal solito, quindi non è la solita Degustabox. Abbiamo trovato qualcosa di un pochino più ricercato, di un pochino più originale e devo dire che ha assolutamente soddisfatto le mie aspettative, perché io più o meno mi aspettavo una cosa del genere e devo dire che ho ricevuto quello che più o meno pensavo che avrei ricevuto, quindi pollice in su. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.